E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questa nuova fantastica serie. Oggi siamo finalmente su Star Wars Jedi Fallen Order. Iniziamo la serie, raga, quindi mettete un botto di like, commentate più non posso, condividete il video a tutti quanti. E detto questo, direi di buttarci subito nel gioco perché non vedo l'ora e non voglio dilungarmi troppo. Vi dico solo che, come al solito, i video saranno 3 al giorno, usciranno alle 16, alle 18 e alle 20. E detto questo, direi che possiamo subito iniziare. Scusa, Cal, mi dispiace disturbarti, ma il capo vuole vederti. Chissà che cosa vuole. Eccolo, capo. C'è un guasto sulla linea 10A. Le ganasce dell'Auler sono bloccate. Servono 2 persone per fissare i cavi. Non è una manovra semplice. Doppia paga per questo incarico. Andiamo, Cal. C'è anche un extra. Accettiamo, eh? Va bene. Fantastico, andiamo. Al lavoro. Di qua. Sono dietro di te. Ok ragazzi, intanto grazie per il supporto. Vedo già che iniziate a supportare la serie. E iniziamo subito la Star Wars Jedi Fallen Order. Sappiamo che Cal Kestis, il nostro, mi pare si chiami Kestis, non sono sicuro, il nostro protagonista, è un Jedi, o meglio, infame. È un Padawan che non ha ancora finito il suo addestramento Jedi e che quindi si rifugia su questo pianeta di cui non ricordo bene il nome, appunto scappando dall'impero che vediamo giustamente presente. Guarda lì, una nave separatista. Non vedevo una Lucre-Hulk da secoli. Già, secoli. Rottamarla ci farebbe fare molti soldi. Andiamo. Come penso avrete capito anche dall'ambientazione Star Wars Jedi Fallen Order, quindi il gioco. Oddio i barili. Donkey Kong, aiuto. No. È vivo? Sì, sto bene. La scala è andata. Va bene, allora fare un giro alternativo. Dovrei trovare un'altra strada. Nessun problema, improvviserò. Ci vediamo là. Va bene, nel frattempo vi stavo dicendo, come avrete capito anche dall'ambientazione, il gioco è ambientato tra l'episodio 3 e l'episodio 4. Quindi per chi segue i film, per chi ha seguito i film di Star Wars, bene o male nel periodo di Rogue One. Di conseguenza siamo nel periodo di piena formazione dell'impero. È stato appena emanato l'ordine 66, l'ordine che appunto ha ordinato l'uccisione e l'eliminazione di tutti quanti Jedi all'interno della galassia. Ok. E che appunto è andato a colpire anche Cal, in quanto il suo maestro è stato eliminato appunto dall'ordine 66. Teoricamente siamo sotto coperta, nel senso che nessuno ancora sa che siamo un Jedi e non lo devono scoprire proprio per non incappare nell'inquisizione dell'impero. Cal, ci vediamo alle ganasce. Va bene, arrivo. L'ambientazione, raga, è Star Wars, quindi c'è poco da fare, è una figata. E proprio perché è Star Wars, che è una saga che ovviamente amo. Fatto, tocca a te. Aspetta. Bene, aggancio riuscito.
Stai bene? Ci sono! Mi avevi fatto spaventare. Ok, dicevo, ci saranno. Cercherò di portarvi il più possibile curiosità sul. Sull'universo di Star Wars, anche perché in questo gioco, non so se lo sapete, ma questo è uno dei primi giochi canonici all'interno dell'universo di Star Wars. Vieni a dare un'occhiata. È un caccia Jedi. Ah, che collo! È il sogno di ogni rottamatore. Che ne dici? Da quanto è qui? Da 4 anni? 5. E il pilota se lo sarà goduto fino alla fine. Quei Jedi. Una vera tragedia. Io non ho mai creduto che fossero tutti traditori. Sì, forse. Beh, è il nostro giorno fortunato. L'impero ne ricaverà dei materiali niente male. Cioè, noi rottamiamo queste navi dell'ultima guerra, così loro ne costruiscono altre nuove. Bella fregatura. Siamo qui a rischiare la pelle per i capi. Almeno ci pagassero quanto ai tempi della Repubblica. Dovresti fare attenzione a ciò che dici. Sta a sentire. Con un simile bottino, potresti guadagnarti una via d'uscita da qui. Perché dovrei andarmene da qui? Andiamo, Cal. Sei ancora giovane. Non vorrai fare la mia fine. A un certo punto dovrai voltare pagina e vivere la tua vita, trovare il tuo destino. Certo, come vuoi. Ora andiamo. È inutile parlare con te. Cos'è stato? Sì, sì. Ci sono. Ora dobbiamo. Dobbiamo muoverci, andiamo. Che cosa è stato? Che cosa cavolo è successo? Sei stato tu? Cosa? Quella era la forza, vero? Dimenticati quello che hai visto. Ti prego, no, fidati. E come faccio? Io li ho visti, ho sentito le loro storie, capisci? Bravo. Quelli come te sono dei ricercati. Lo so. E va bene, d'accordo. Ma dobbiamo stare attenti. Sì. Che mi dici? Niente. Tu? Il solito. Calma. Che lavoriamo insieme. E non ti ho mai visto fare una cosa simile. Anche se ne abbiamo passate tante insieme. Quindi so quale rischio hai corso per me. E io so come ricambiare. Dillo in giro. Davvero. Oh, non devi preoccuparti per me. Magari dovresti, che ne so, sparire. Devo solamente tornare a prendere la mia borsa. Tappers mi deve un favore. Ho sentito che era finito su Narshada. Sì. Non mi vedrai più un po', bravo. Sì. Stai tranquilla. Ci
Ci vediamo, Khan. Ragazzi, vabbè, c'è qualche problema con l'audio, col mix dell'audio, ma purtroppo non posso farci niente. Vedrò di alzarvi al massimo un po' il volume, vedo se riesco a risolvere. Comunque, siamo allo scoperto e Prowf è scomparso così. Dove vai? Il treno si è fermato. Sì, sta succedendo qualcosa. Tutti in piedi. Identificazione pronta. Mettetevi in riga, svelti. Forse è solo un'altra ispezione di contrabbanda. Sono tutti? Sì, seconda sorella. Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Non consegnare questo traditore sarà considerato un atto di ribellione. Costituisciti. O tutti i presenti verranno condannati a esecuzione sommaria. Penso sia ora che qualcuno si faccia avanti. Io ho lavorato a lungo su questa discarica. Da prima della guerra. Riparavamo e ricostruivamo navi. Le migliori. Poi è arrivato l'impero. E gli ingegneri divennero rottamatori. E i lavoratori cominciarono ad essere sfruttati. Bravo. Ma tutti sappiamo la verità. Abbiamo solo troppa paura per dirla. Per l'impero. Siamo tutti sacrificabili. Sì, proprio così. No!
Guarda lì, una spada laser. Ho trovato il Jedi! Cos'è? Controllo dell'anomalia. Oh, che dolore! Fermo, non muoverti! Come sei arrivato? Stiamo calmi. Iniziamo, raga, subito col botto e subito con l'azione. Spada laser e bam, tutti secchi. Figata, raga, quelle erano la nona e la sesta sorella. Ok, con L1 ci respingiamo i blaster. E invece premendo R1 nel momento giusto possiamo addirittura respingere il colpo in maniera precisa. Dicevo comunque che per chi non avesse visto il video di preparazione al appunto al gioco, rotolo così, porca miseria, via, fuggi, rotola via, piccolo angelo, ok. Chi non avesse appunto visto il video di preparazione al gioco, è importante sapere che questo è un gioco Souls-like, il che vuol dire che per quanto riguarda il sistema di combattimento e anche altre trovate, sono molto importanti Zam, finisher paurosa, sono molto importanti schivate e parate. Oh no! Al riparo! Questo suppongo di non poterlo. Madonna! Suppongo di non poterlo respingere. Tra l'altro prima abbiamo visto quello che era il maestro di Cal, che non so se avete visto Star Wars Rebels, ma appartiene alla stessa razza, ora non mi ricordo sinceramente se sia esattamente lo stesso personaggio, anche se non penso perché nella serie non era un Jedi, ma appartiene alla stessa razza di uno dei personaggi di Star Wars Rebels. Perdonatemi se farò qualche errore riguardo alle serie o magari ai fumetti, ma non le seguo particolarmente, ho visto qualche episodio di Rebels, so porco. Mi sa che è sbagliato bersaglio. Tuttavia ho giocato a Star Wars Il Risveglio della Forza. Anche se come vi ho detto non era canonico quello, quindi non rientrava esattamente all'interno dell'universo. Tra l'altro, ragazzi, ho pensato solo adesso che non mi ci sono soffermato tanto, ma hanno ucciso il nostro amico che di cui non mi ricordo nemmeno il nome, quindi immaginate quanto mi possa essere affezionato. Però hanno ucciso il nostro amico, la seconda sorella e in generale gli inquisitori dell'impero non si fanno minimamente scrupoli. Sì, l'ho proprio preso, guarda il piede. Parte. Hai davvero una bella postura. A quanto pare hai ricevuto un addestramento. Chi era il tuo maestro, Padawan? Magari uno di quelli che ha ucciso. Quale Jedi ha sacrificato la sua vita affinché tu potessi vivere? Che vedete che, come vi ho detto, il Cal è a tutti gli effetti un Padawan, perché non ha finito il suo addestramento. E qui, oh porco. Come vedete, ragazzi, la seconda sorella ci apre ampiamente il culo, perché come è ovvio che sia, essendo noi un Padawan e lei praticamente una Sith, avendo ricevuto un addestramento nettamente migliore del nostro, ci distrugge. Infatti vorrei anche capire come. Ma posso rallentare? Vieni qui. Ah, un pochino, sì, ecco. Sono pressoché morto. Dai, lo sto pigiando tantissimo, quadrato, mi stanno venendo i crampi. Thank you.
E adesso spegni quell'affare e mettiti a sedere. Grazie per l'aiuto. Posso sapere chi siete? Io sono Sir Genda. E lui è il mio capitano, Gris Drytus. Come va? Anche se la Mantis è la mia nave, qui è la signora a dare gli ordini. Allora, tu chi sei? Cal, Kestis. E quella invece chi era? Un inquisitore imperiale. Usa la forza per stanare i Jedi sopravvissuti. E adesso che sa chi sei, non si fermerà finché non ti avrà distrutto. Come sapete queste cose? E perché mi avete aiutato? Intercettiamo trasmissioni imperiali. Gli inquisitori erano diretti su Bracca e siamo intervenuti. Ah, sì? A quanto ammontano le taglie sui Jedi di questi tempi? Che bella riconoscenza! Io ti capisco. Hai dovuto contare così a lungo su te stesso che adesso non ti fidi più di nessuno. È stato questo a tenerti in vita. Ma qui c'è in gioco qualcosa di più grande della mera sopravvivenza. Sarebbe a dire? Ricostruire l'ordine Jedi. Voi due. E nessun altro. Oh, non siamo abbastanza per te? Il Consiglio dei Jedi? Non c'è più. Quindi vi resto solo io. Capitano, facciamo rotta per Bogano. Sì, signora. Nel frattempo, cerca di riposare. Vai, sei al sicuro. Per ora. Dovrai voltare pagina e vivere la tua vita. Trovare il tuo destino. Attento, Cal! Stavi parlando nel sonno. Che tipo? Ok ragazzi, siamo quindi nella Stinger Mantis e la nostra avventura continuerà. Abbiamo ottenuto il primo trofeo. Abbiamo incontrato quindi Sir e il capitano, di cui non mi ricordo già il nome, la vedo dura in questa serie. Dobbiamo quindi ricostruire l'ordine Jedi, una missione non da poco. E una missione che sappiamo sarà destinata a fallire, dato che i Jedi rimasti sono ormai pochi. Io direi però che per questo episodio possa anche essere tutto. Noi ci vediamo alle 18 con il secondo episodio. E detto questo direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.